Adesso te lo spiego così dopo ti prepari. Ma no, non mi posso preparare. Dai. Allora, Risto Botte, che è stato... allora, ogni paese ha i suoi eroi. Noi abbiamo... Chi abbiamo? No, noi abbiamo promandato... Garibaldi. È bello. Ecco. Qui invece, tra i vari eroi, il più grande è stato Risto Botte. Parlate con un bulgaro, vi parlerà di Ivan Lesky, ma non sfigato Lesky. Il più figo è Risto Botte. Il signor Botev, noto poeta, lui era poeta, ha sacrificato la sua giovane vita per la Bulgaria. Abbiamo qua il cugino di... Il cugino questo, no? Cugino. Laskalovski. Che adesso lavora nelle strade, così è proprio... Questo è nelle miniere di sale di Schumann. Servizi ecologici. Ecologicoschi. Potete notare la possanza fisica del contadino bulgaro. Braccioschi Gabagnoschi. Abituato alla fatica, al duro lavoro... Come si chiama? Di Riboschi. Che ci racconta la storia di suo zio. Già la storia. Ecco, mio zio, perché io sono un diretto discendente, mio zio durante le prove è diventato un eroe per il modo in cui è morto, no? Trascinando davanti tutto il suo esercito. E prima dell'attacco ho fatto le prove per vedere, sono con dei film. E allora il suo motto era libertà o morte. Allora ha detto ai suoi compagni, ha fatto libertà o morte e Gasparin Frumpo morto. Quindi praticamente il suo attacco è durato un minuto. E questo minuto però gli ha permesso di entrare nella storia della Bulgaria. E anche, c'è anche la maglietta, quella dell'Australia.